sentito niente. Con l'assessore, no, no, la voce non si è sentita. No. Come state? Ma buongiorno Vietnam, diciamo. Stamattina c'è un bel gruppo, sono contento. Quando c'è questo bel gruppo si inizia meglio. Però sentivo dei discorsi che mi hanno fatto venire in mente di iniziare con questo pezzo. Sentivo dei discorsi sulla legittima difesa, che è un discorso che si sta affrontando in questi giorni. E adesso c'è, lo posso dire ragazzi, siete ufficialmente qua stamattina, Totò, posso dirlo che ci siete, ragazzi, posso dirlo che ci siete. O siete, certo, certo. Dottoressa, posso dirlo che ci siete, o siete in incontro? Sì. Sì. Posso dire? Posso dire? Buongiorno! Buongiorno, dov'è? Adesso parliamo della legittima difesa, perché per adesso c'è questa situazione sulla legittima difesa. Non prima di andare in sigla, ma funziona stamattina lo stinco sonante. Cici Letterario, buongiorno da lunedì a venerdì. Cici Letterario, ti sembra un divario, non è un formulario, bel dizionario, notizie, servizi, cornetti, supplizi, la musica, un caffè e anche un buon tè. Culture, leggende per tutta la gente, lo dico il giornale con Riccardo Musicale. Cici Letterario, Cici Letterario, ti sembra un divario? Dunque, stamattina intanto ringraziamo il nostro amico Liborio Insalaco da .com. Ciao Duilio, ciao Letizia, buona giornata, buon lavoro. .com si trova in Viale Regina Margherita 192, bello imparato a memoria. Accanto ad Abitus, cosa fa .com? Riparazioni, centro Tiscali, centro Fastweb, centro Fastweb e si porta. Ah, ma sei un genio. Oltre a darci la linea qua a noi, ci dà una manina. Stamattina Antonio Montaperto si è svegliato presto. Ciao Antonio, ciao. Seguiteci sulla nostra pagina Caffè Letterario in diretta, potete interagire con noi. E stamattina sentivo l'assessore che parlava sulla legittima difesa. Ora dico io, l'Italia è il paese delle contraddizioni. Noi a volte che siamo qua evitiamo anche di fare delle considerazioni, perché sapete, chi fa questo mestiere che facciamo noi a volte indirettamente lancia un messaggio e non vorremmo lanciare un messaggio sbagliato. L'altro giorno abbiamo chiamato il nostro amico avvocato Calogero Meli, che ringraziamo e salutiamo, e lui in maniera molto diplomatica se ne uscì con una frase dicendomi: la legge è legge. Quando io poi ho detto: ma l'avvocato come uomo che fa? Io cammino armato, voglio dire. E quindi dico, davvero, dottoressa, vuoi interagire con noi, dottoressa? No, però non puoi parlare, ma perché mi prendete in giro? Ma io che dovrei fare allora? Hai pure problemi? Dottoressa, tu che sei un po' vabbè, non è la tua specializzazione, ma lo sai che cosa mi succede, dottoressa? Cioè, il prolasso dell'ugola. Ti farei visitare in diretta. ma dico, e qualcuno mi si può farlo a matola, può essere, dottoressa, può essere questo? Mamma mia. Totò, tu ci sei? Che dimmi, vuoi... Che c'è? Vuoi parlare? Anche a bassa voce, dottoressa. Sì, tu vuoi parlare? Parla troppo? Dottoressa, non parla troppo. Lo dico, parla troppo, lo dico. Ma tu mi dicevi, assessore, che sei... C'hai degli amici cani o dei cani amici? Com'era il problema? E vieni qua, dai, dimmela sta cosa. Stamattina ho detto: Katia, io sono preoccupato perché vicino alla tua scuola ci sono quattro cani. Tra l'altro, Katia, vieni qua. Katia, non ti molla stamattina, eh. Ma io mi sono preoccupato. Allora, per intanto ti devo rimproverare, perché non mi... è tre giorni che buongiorno. È tre giorni che non mi mandi più. Buongiorno ragazzi, non siete andati a scuola? Avete fatto calia? Avete assemblea? Allora siete ufficialmente qua. Di cosa parlerete stamattina in assemblea? Non lo sapete. Lo sapevo. Quando andavo a scuola la facevo pure io l'assemblea. Gli argomenti non si sanno. Sei dello scientifico? Classico? Quindi non si sanno gli argomenti. Si sanno, ma noi non ne siamo a conoscenza. Non ve ne può fregare di meno. Facciamo un caffè, amici. Buon caffè, ragazzi. Allora, Katiuccia. Buon caffè. Tesoro.
cosa facciamo? Cosa facciamo? Intanto prima Riccardo, prima della presenza istituzionale Katia, innanzitutto aspetta, siamo amici. Questo non va a dire ormai a me. Oh, ma questa mattina non ci considera nessuno qua. Allora, ma è presto. Sono sicuri questi cani, Katia? Sì, sì, soprattutto quelli vicino al liceo scientifico, perché sono monitorati, microchippati. Io, il professore Guglielmo Giudice, spesso e volentieri ce ne occupiamo, più lui che io, però devo dire che sono tranquillo. Guglielmino, il professore di educazione fisica, questo è immortale, Nylander, il professore mio era visto. Noi lo chiamavamo Guglielmino Sette Bellezze. Adesso Sette Bontà, perché in modo particolare con i cani ha un occhio adeguato, una grande attenzione. Per cui proprio questi cani vicino al liceo sono tranquilli, anzi alcuni sono stati male moltissimo e li abbiamo, grazie anche all'intervento diciamo di Panzica, abbiamo recuperato in tal senso, ne abbiamo ricoverato uno, era quasi in fin di vita. E devo dire la verità, potete stare tranquilli perché sono tranquilli questi cani. Sì, è vero, comunque, è vero. Davvero, ci sono spesso un gruppo di insegnanti che monitoriamo la situazione, eventualmente faremo sicuramente se dovessero beccare un morso da questi cani possono stare tranquilli, non mordono, però quando fanno. No, sono tranquilli, anzi vivono veramente appieno la vita scolastica, accompagnano gli alunni da un posto all'altro. Ci sono integrati, vabbè, Caricati è così, è un paese molto evoluto. E poi sono integrati anche all'interno del quartiere, devo dire, perché anche gli esercenti li conoscono tutti, e quindi sanno che sono tranquilli. Possiamo stare tranquilli. Tranquillissimo. Allora ti lascio, stamattina ti libero. Grazie. Fai un pezzo moderno, Riccardo. Un pezzo moderno? Ehi, cos'è? Vai. Cos'era questo? Un pezzo moderno ti posso fare... Adesso chiamiamo Totò Cimino. Vai, che vuoi fare? Che? Ho salutato innamorato. No, vediamo se mi ricordo il testo. Apro la scuola, faccia presto un po'. Quanto meno si chiede, sta ragazzi. In questo movimento male è aperto anche il suo posto. Non ci pensare due volte in un imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che si alleggia fra credenti, malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni. Ma si metta nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Finiamo qui perché poi è lunghissimo. Grazie Gaico e Friends, mi è piaciuto questo pezzo Mas Gazzè. E dire che io quando Riccardo iniziò con questo pezzo quasi mi sembrava che stesse facendo un altro pezzo, mi ero quasi ingannato. Allora Totò, tu sei pronto? Hai fatto, ti sei già con la sta stella? Mangiando mega, sta mangiando mega, che mangi? Che mangi? Ci assomiglia un po', Totò, senti. Sì, non proprio, Dottoressa, ti piace questo pezzo? Senti. Stai lontano da sto dolore, facendone voi insieme. Mi piace, vai. Niente voglia di sperare. Vai, Caico, vai, accompagna, Caico. Sicure di st'amore. Ettore, Arcangelo, vai. Buongiorno. Buongiorno, dottor. Qua sempre questa coppia di ribelli. Ma io stavo mangiando il cornetto. Evidentemente. Ma tu sei il Totò Cimino amico mio. Lui è Totò Cimino amico mio. Lui è Totò Cimino amico nostro. L'amico nostro, l'amico degli amici. No, l'amico nostro. Sì, siamo sempre amici. Certo. Non possiamo chiamare tra di noi, come diciamo. Io, tu, tre lo sappiamo a Caricati. Siamo amici. Io, tu e tutto Caricati. Lui faceva parte del partito del buonsenso. Allora, di cosa parlavate? Il partito del buonsenso è una cosa che purtroppo penso che sarà ancora carnevale, no, basta, però archiviato. Già è andato così. Legittima difesa, che ne pensi tu di questa storia? Stanno dando un casino. Sì, poco fa sentivo, però in effetti è un argomento di grandissima attualità, ma di grande delicatezza veramente, perché si può dire di sparare, di non sparare, di difendersi o non difendersi, però bisogna trovarsi
lì in quelle situazioni e poi magari dopo aver vissuto quelle situazioni giudicare, perché bravo, giudicare senza avere vissuto è difficilissimo. Io non lo so, possibilmente non avrei neanche la forza di reagire, come invece potrei avere la stessa reazione di quello che è successo in questi giorni. Certo, magari se uno ha la freddezza anziché alle spalle spara le gambe, magari, ecco, ma in quei momenti bisogna viverli, quei momenti, per giudicare. Non mi sembra molto facile, ma sai, ripeto, l'Italia è il paese delle contraddizioni, quindi ci sono tante cose che praticamente andrebbero attenzionate. Se noi qua ci mettessimo ad elencare tutto, guarda, a volte si gira attorno a degli argomenti, quando magari a me sembra, sai Totò, come quando in una famiglia manca il pane e vanno cercando le aragoste. Cioè, dovremmo iniziare noi dall'ABC in Italia, e invece qua ci si perde in situazioni troppo chiacchiere. No. Come va? Tutto bene? Buon caffè? Buongiorno. Troppo chiacchiere. Bisognerà ripartire bene, perché intanto ci vorrebbe veramente delle riforme, ma serie, fatte serie, mandare fuori tutta questa gente che non fa altro che perdere tempo e cambiare un nome a una imposta per farla diventare diversa, ma è che è sempre la stessa. Bravo. Cambiare tutto per non cambiare niente, dove siamo, è questo. Ma poi sai, l'Italia è praticamente il paese con il tasso più alto di disoccupazione, e accogliamo chiunque. Stiamo morendo, non per essere razzisti, perché poi voglio dire, se gestire una nazione, un paese, un villaggio, un quartiere, bisogna adottare il criterio del buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia, prima di dare a mangiare alla cucina, io penso che... Scusami, io sono di un parere. Dimmi. Le leggi, le norme ci sono, manca chi le fa rispettare. Questo è. I primi noi che non parcheggiamo bene, che buttiamo la carta a terra, che insudiciamo una città. È inutile che ce la prendiamo poi con l'amministrazione di turno o con l'impiegato alla dedalo, eccetera eccetera. Siamo noi i primi. Questo è vero. Quindi se noi rispettassimo le leggi, le norme, le regole, stai tranquillo che non ci sarebbe bisogno di altre leggi. Anzi, in Italia lo sai quante leggi ci sono? Pazzesco, non so neanche il numero, ma siamo a livello di qualche milione. Quando parli di legge, chissà perché parla, si ma Napoli mai fa. Volevo sapere solo chi è che si è fregato il cornetto mio. Non ne ho idea. Pure a noi, buongiorno. Questo bar si fregano pure i cornetti. Pure a noi l'hanno fregato ieri. Noi siamo rimasti senza cornetto. See me walking down Fifth Avenue, walking Karen at my side. It's everything I want. Daniele, io ti volevo dire grazie mille. Daniele, buongiorno, siccome ci hanno fatto una richiesta, te lo dico con la musica perché sennò poi non ci capiamo. Una tazzicella di caffè, un po', paesà. Arriva Daniele. Vorrei sapere perché si muove dito. Ce lo porti un caffè, Daniele? Oggi Domenico ti sente così. No, partenopeo. C'ho la vena un po' così. Allora, noi dovremmo fare un po' di notizie. La nostra pagina è sempre la stessa. Chi è costui? Un altro cornetto. Se lo sono fregati. Managgia. Allora, vediamo un po', Caricati Web cosa ci dice stamattina. Diamo un'occhiata. Salutiamo il nostro amico Cesare Sciabarrà, che
in procinto di realizzare una nuova puntata a bordo con Renato Laverde, che è il presidente del centro commerciale naturale di Canicattì. Ciao Renato, quando vuoi puoi venire a parlare con Renato. Se niente, prima la fai con Cesare, volevo chiamare Renato, prima la fai con Cesare, poi certo, ti chiamiamo. Il meteo in Sicilia, l'anticiclone riconquista il Mediterraneo, il maltempo lascia il posto al sereno. Riccardo, ci riprendiamo. Stamattina proprio così. Stamattina. Ma c'è una bella giornata oggi, hai visto? Sì, oggi è bella la giornata. Oggi è bella la giornata, poi vediamo un po' che cos'altro ci. Speriamo resti così. Proviamo, per tutto il giorno. Troviamo. Vediamo hai qualcosa? Sì, certo. Vai sul lercio, vai. Allora, quadro, sono finte, ripetiamo sempre, sono notizie false. Quadro di Van Gogh venduto all'asta per 10 milioni di lobi d'orecchio. Abbigliamento in arrivo sincero, il negozio dove le commesse ti dicono ti sta di merda. Poi tredicenne in coma, ascolta i Modà e muore. Ripeto, sono false, non vorrei che poi mi dicono voi dite le cose. No, assolutamente. Testimone di Geova riceve trasfusione di sangue e diventa allergico ai citofoni. Grazie, gentilissimo. Ciao Ignazio, buongiorno. Biscottino è mio. Così ci ricoveriamo. Biscottino è mio, biscottino di Riccardo. Che sia chiaro. Aspetta che lo prendiamo. Allora, il biscottino è di Riccardo. La mente legge. Aspetta che te l'assaggio. Assaggia com'è? Buono, lo può mangiare. Buono. Ma che caffè! No, li fermi? Vai! Facciamo il conto quando. D'accordo, sbagliatissimo. Grazie. Allora. Noi dove eravamo arrivati? Mettiamo un pezzo. Ti prendi il caffè, vediamo. Io sai cosa vorrei sentire? Cosa? Vediamo dimmi, se riesci a trovarla. Raffaele Gualazzi ha scritto un brano bellissimo, si chiama L'estate di John Wayne. Aspetta che lo trovo. Aspetta vai, che lo facciamo questo nel frattempo. Aspetta. Gualazzi è bello. Chi ha detto Gualazzi è bello? Ben fondo senti bravo. Ottimi gusti. Questo è Jim Cliff. Amaro Riccardo, esplosivo. Susanna. Susanna? Parliamo di Susanna. Allora, ecco, vedi Katia, il problema non è solo a Canicattì, Licata, donna salita da tre cani randaggi, tre punti di sutura alla mano. Quindi insomma questo è un problema che imperversa tutto il mondo e il paese. Tutto il mondo e il paese, quindi insomma non. E poi vediamo. Dimmi Peppe, non ti sento. Dimmi. Ripeti, cane fa cadere. Spero che non l'abbia sentita. Stamattina al web siamo imballati sul web. Guardiamo sul Corriere Agrigentino. Canicattina morte del neonato, tre avvisi di garanzia al barone Lombardo. Poi Canicattina manifestazione dei 5 stelle contro Girgente Acqua. Sì, mi hanno mandato un messaggio ieri. Per quanto riguarda la manifestazione, che è successo? Io, carabinieri. Polizia, carabinieri. Due. Speriamo non sia successo nulla di grave. Adesso Rino Banchetti sarà, penso. Ma adesso ci sarà precipitando. Chiamiamo Rino per sapere le notizie. Allora, ieri mi avevano mandato un messaggio per quanto riguarda questa manifestazione contro la Girgenti Acqua. Vediamo, guarda se risponde Sandro, che lo mettiamo in diretta. E quindi stavamo dicendo manifestazione dei 5 stelle contro Girgenti Acqua. E poi meteo l'avevamo detto. Buongiorno. C'è non. Ma vuole, mi fa le campane. Non vuole parlare, non no, vuole. No, sì, dobbiamo chiamare. Guarda un po' se risponde. Okay, okay. Sandro, le campane. Allora. Pronto? Sandro, ti possiamo mettere in diretta? Ci sei Sandro? Ci sei? Sei impegnato? Puoi parlare? Buongiorno ragazzi! Ciao ragazzi! Buongiorno. Sandro Marchese Regona, buongiorno! Ciao, da me! Come stai? Puoi parlare o sei impegnato? Sì e no. Sono impegnato. Sei impegnato. Niente, al volo, questa manifestazione contro la Girgenti Acqua, quanto è? Data, veloce, e poi ci risentiamo in un altro momento. Allora, ci sarà una manifestazione il 25
5 marzo, che è il sabato, alle 17, all'1 Piazza San Diego. Però diciamo che è una manifestazione che noi abbiamo attivato, sì. Ma è una manifestazione dei cittadini, non c'è nessun colore politico, dobbiamo essere solamente... E credo da lì, eh? Sandro, ci sei? No. Sandro? Sì, non mi senti? Non ti sentivo più, sì, adesso sì, dimmi, Sandro. No, non ti sentivo più, dico, non c'è colore politico, mi dicevi, dobbiamo... Non c'è nessun colore politico, quindi nessuna bandiera, sono solo i cittadini di Caricati, noi siamo stati solo degli attivatori. Sì. Niente, il collegamento è un po' così. C'è un po' la linea, sei in viaggio, Sandro, sei in viaggio, stai camminando, stai viaggiando? No, ci sono dei lavori in corso qua vicino, quindi non... C'è la linea che va e viene, quindi approfittiamo per invitare la gente a partecipare, poi vi sono spot. È importante questa cosa qua, il Movimento 5 Stelle non c'entra assolutamente nulla, siamo un gruppo di cittadini che abbiamo preso questa iniziativa, perché... Il fatto che i cittadini non dicano mai niente, si lamentano su Facebook, a sbarra, a destra e a sinistra, significa fare girocose di queste grosse società che non forniscono i servizi così come contrattualmente stabilito. E siccome nel 2011 c'è stato anche un referendum chiarissimo in cui il 95 o il 99%. Si lavori in corso, danno un po' fastidio. La voce va in piedi. Noi abbiamo attivato. Sì. Sandro, ti abbiamo perso. Sandro. No, veramente, devono venire tutti. Chiudiamo meglio, perché se siamo in pochi. Bene, hanno ragione sempre. Bene, noi abbiamo. Abbiamo sentito l'altro giorno. Sì. Di erogare i servizi. Così, me lo è un po' da ridere. Vabbè, figlio, Sandro, la linea fa. Siamo messi male, dai. Andiamo con un pezzo musicale. Tu mi dicevi. L'estate di John Wayne. L'estate di John Wayne. Vediamo cos'è quest'estate di John Wayne. Salutiamo Sandro, che era ancora in linea. Ciao, ma Sandro, scusami. Non riuscivamo a sentire. Scusami, non ti sentivamo più, abbiamo dovuto staccare. Questo è il pezzo? Sì, ascolta, sembra battiato, ascolta. Sì, anche lui, anche stamattina noi. Ah, ho capito! I riti dell'estate, le gonne molto corte, tornerà Fellini dopo un giorno, farà un film soltanto per noi. Torneranno i figli delle stelle, non scoppieranno guerre, le facce un po' annoiate su riviste patinate, ed anche un'altra volta per ballare con te. Ecco, vedete perché io poi non voglio guardare le notizie del Giornale Sicilia? Perché mi mettono il titolo. Se sono brutte non le faccio nulla. Ma Clochard bruciato vivo, l'assassino sono pentito. Il GIP si riserva su convalida dell'arresto. A Palermo, vero? Ma io dico, capisco, la gelosia cieca la gente, ma dico, alla fine. È un po'. Se ti viene una botta di gelosia, ma piglialo, fate a botte, insomma, ma come si fa? Dico, tra l'altro, una persona indifesa. Ma ragazzi, non si può bruciare, ciao, non si può bruciare vivo, Katia. Buongiorno, Emanuele, come stai? Ma lo capisci qua? Non si può bruciare vivo una persona. E poi questo qua dice, ma è facile, sono pentito. Ok, tu bruci vivo una persona, io ho visto il filmato che è da brivido, e dopo tu, dopo che praticamente fai un gesto del genere, cioè, sono pentito, ragazzi, ma non torniamo, ma l'Italia è il paese dei balocchi, ma davvero. Vincenzo Insalaco, buongiorno, insomma, buongiorno. Scusate, qualcuno ci considera davvero l'Italia un paese, ma vogliamo metterci, ma ci vogliamo mettere a fare i seri, ragazzi? Ma mettiamo una legge seria, mettiamo anche la legge del taglione, la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Ma guarda, non vorrei dirle queste cose, ragazzi, non vorrei dirle, io poi divento carnefice quando sento queste cose. Cosa bisognerebbe fare? Sei pentito? Ok, ti bruciamo pure noi e risolviamo il problema. No, dai, ragazzi, non posso. Chiediamo ausilio alla Chiesa.
alla addirittura. Sappiamo che in questi giorni praticamente sta andando avanti il processo per la santificazione di Padre Gioacchino. Io non so se riesco a beccare Fra Massimiliano Novembre, io ci provo, prima o poi non so cosa mi succederà, non posso chiamare le persone così al volo. Guarda, dico Fra Massimiliano, perdoni, lo dico perché è un grande peccatore, non veda se ci può dare. Stavo dicendo, c'è in corso questo processo di santificazione e beatificazione, no? E so che praticamente questa situazione sta andando avanti. Questo potrebbe essere anche un risvolto economico per il paese. Buongiorno Fra Massimiliano. Domenico diceva, mi perdoni perché sono un peccatore. Pace e bene a tutti. Io chiedo scusa, mi perdoni, sono un grande peccatore. Intanto perché la disturbo, la sto disturbando al telefono. E poi perché... Assolutamente, ciao. Non è un disturbo, è un piacere per me. Grazie Fra Massimiliano. Io stavo accennando della notizia di Padre Gioacchino. Sappiamo che ci siamo un po' portati avanti, questa situazione sta andando avanti alla grande, e chiedevo lumi a lei su questo fattore, Fra Massimiliano. Sì, allora esattamente nel mese di novembre del 2014 noi abbiamo fatto un pellegrinaggio a Roma dal Papa, che tutti ricorderete. Sì. In quell'occasione ci fu una famiglia che abita in Francia che ci portò la documentazione di un presunto miracolo. Fin da quel momento abbiamo compreso che si trattava di qualcosa di davvero serio, non che tutte le altre grazie che ha fatto Padre Gioacchino cose serie, ma che questa volta c'era davvero un intervento soprannaturale, quindi poteva annoverarsi veramente tra i miracoli. Ciao ragazzi. Era finalmente il miracolo che aspettavamo. Sì. Perché si tratta di una persona, si chiama Ludovic De Santis, è francese, la moglie è di origine canicattinese, e in pratica questa persona aveva un problema al fegato, aveva la cirrosi, aveva l'epatite, aveva un tumore al fegato, quindi era pronto per il trapianto. Sì. E non c'è insomma altra soluzione se non il trapianto, e noi sappiamo che se il trapianto non arriva in tempo, in questi casi purtroppo arriva alla morte. Invece ecco, questa persona viene a Canicattì per qualche settimana, viene a pregare sulla tomba di Padre Gioacchino ogni giorno. Sì. E in pratica, ritornando in Francia, non ha più bisogno del trapianto. Poi facendo tutta la famiglia per la documentazione clinica e per vedere un po' come stava questo fegato, come andavano le cose, ecco, non risulta più niente. Dalle analisi non risulta più niente. E questa è la situazione odierna, questa persona sta benissimo, sì. Ha ripreso la sua vita di ogni giorno. Buongiorno. Sì, quindi noi abbiamo tutta la documentazione, la testimonianza scritta di questo presunto miracolato, e il giorno 7 marzo ho portato questa documentazione a Roma al Procuratore Generale. Benissimo, Fra Massimiliano, ne abbiamo parlato altre volte, desideravo chiederglielo ancora per comunicarlo alla gente. Il percorso per la santificazione sappiamo che è lungo, però in questo momento, solo per ricordarcelo, Padre Gioacchino è beato in questo momento? Come... No, Padre Gioacchino è venerabile. Con l'approvazione di questo miracolo dovrebbe diventare beato. Oh. Per diventare beato noi speriamo che ci arriviamo il prima possibile, siamo sulla buona strada, deve essere approvato ufficialmente questo presunto miracolo, la cui documentazione ho portato a Roma. Dovrebbe esserci un processo, cioè una raccolta di testimonianze presso la diocesi di Agrigento. Terminato questo processo, se il parere dei giudici è favorevole, allora Padre Gioacchino sarà beato. Ho capito. Già il fatto che
se potesse essere dichiarato beato, ciò significa che Fra Gioacchino è ufficialmente venerabile in tutta la Chiesa, ed è una cosa proprio ufficiale, molto bella. E poi per diventare santo ci vorrebbe un altro miracolo. Per diventare santo, la beatificazione sarebbe per noi un grande traguardo. Bene, allora incrociamo le dita e speriamo bene. Fra Massimiliano, la ringraziamo per l'intervento e ci scusi se l'abbiamo disturbato. Grazie. Assolutamente no, faccio il bene a disposizione. Grazie, grazie. Padre Gioacchino. Grazie, grazie, grazie. Buona grazie, giornata. Ciao. Buona giornata. Vai. Wonder how you manage to make ends meet. Who find the money when you pay the rent? Did you think the money was ever sent? Buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Oh, dunque, oh, dunque, dunque! Lady Madonna, dato che parlavamo di beatificazione. Beatificazione. Dunque, hai visto sull'Erci, ho notato che fanno dei sondaggi, sì, che si chiamano sondaggi Lerci, sì, per affibbiare al nome della pagina, sì. Per esempio, quando era il periodo di Sanremo, me ne sono accorto adesso, quando era il periodo di Sanremo c'era un sondaggio, sì. Quale canzone avreste voluto ascoltare a Sanremo? Adesso io ve ne dico quattro e voi mi ci dite quella che vi piace di più. Allora, quale canzone avreste voluto ascoltare a Sanremo? Destinazione Paradiso Fiscale di Silvio Berlusconi. Andate tutti a fanculo di Beppe Grillo. Ti regalerò una polizza di Salvatore Romero. E Non armarmi degli ISIS, un gruppo esordiente. Fateci sapere qual è la vostra preferita della nostra pagina. Stamattina forse, ragazzi, arriviamo male sul web, perché non ci sta considerando, sì, nessuno, dici? Sul web. Arriviamo male. A proposito di miracoli, scusate, con la voce non ci sono più. Neanche io. In questi giorni sicuramente avrete avuto modo di vedere su Facebook questa scritta sfida accettata e delle, sì, foto pubblicate. Io non ho capito il motivo. Perfetto, molti non hanno capito il motivo perché su Facebook si trova questa scritta sfida accettata senza e niente. Si pubblicano delle foto del nostro passato. Questo, a quanto pare, è una sorta di gioco che si sta facendo su Facebook per combattere il cancro. Ah, quindi, non lo sapevo. Questa è la notizia che stiamo leggendo al Giornale Sicilia, quindi se voi volete interagire con, diciamo, questa sorta di diciamo speranza che si lancia, si può accettare, diciamo, questo gioco, chiamiamolo così, e quindi bisogna scrivere sfida accettata e pubblicare una foto del passato. Abbiamo ospiti, volete parlare, ragazze? Volete parlare? Volete ascoltare un pezzo? No, 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 ascoltiamo un brano. Che brano volete ascoltare? Fate una richiesta. Questo vi piace? Va bene questo? Sono gli Stadio, Ballando al Buio. Buongiorno, buona giornata, ciao. Ciao a tutti. Ti voglio bene, dammi un bacino, vieni. In diretta, ma che bello, ciao, che giorno. Bello. Quanto amore. Ciao. Buon lavoro. Bello questo pezzo, Riccardo. Sì, in Stadio? Yes. Vincenzo Inzalago, buona giornata. Grazie, Vincenzo. Bello, questo pezzo è davvero straordinario. Buonissimo, stamattina buonissimo. Siamo presi, tra l'altro calza bene con la mia condizione fisica. Tu stanotte hai avuto un attacco di colite, di quelli che, insomma, questo caffè ci sta benissimo. Non ti dico, non ti dico, ti fa piacere che ho avuto un attacco di colite? Portami un caffè italiano, sì, ti ho portato il marocchino. No, certo. Va bene. Ah, ieri sono stato, guarda, dove sei stato? Non so se a te piace. Ti piace mangiare? Io, primo. A me no, okay. Io non mangio mai. No. Cioè, mangio giusto per sopravvivere. Ma tu sei più un tradizionalista della cucina italiana o sei anche aperto ad altre cose? Io sono cose? Un qualunquista per la cucina. Qualsiasi cosa va bene. Io mangio quello che becco. Qualsiasi cosa. Ieri sono stato dal giapponese qui a Kenigatti. Eh? Ho saputo dopo tanto tempo che ce ne sono o due o tre in Sicilia. Uh-huh. Tra cui uno è qui a Kenigatti, quindi ogni tanto facciamo anche noi il record, sai, quando si dice il primato, ecco. Sì.
Guarda, io adoro il sushi per esempio. E come mai? Come si dice in Sicilia? Benissimo, ma ricreavo. Come si dice in siciliano? Davvero? A te non piace? Non ti piace? No, io onestamente devo, non l'hai mai provato? No, forse. No, no, devo dire sinceramente preferisco più la cucina italiana. Cioè, ma quello anche io. Se devo essere. Ma noi siamo italiani. Ogni tanto voglio dire. Ci sta a spezzare un potrei po'. Anche, dico, non morirei di fame qualora dovesse esserci la necessità di mangiare. Esatto, qualcos'altro voglio dire. Oh, Antonio Montaperto, ricca dedica a Daniele e noi a lavorare. Di Fausto, ricca. Di Fausto Leali e Daniele? Cos'è? Cosa? Ricca Daniele e noi a lavorare. A lavorare? E noi a lavorare. Io mi sa che è meglio sulla cerca domenico perché. Non la conosco. Qual è questo? Fausto, Fausto Leali. Fausto Leali. E abbiamo... noi a lavorare. Fausto e noi a lavorare. Leali. Non mai e noi a lavorare. Ma esiste questo pezzo? Ma questo è quello il titolo? Noi. Boh, vediamo, cioè, non la conosco, questo pezzo non è noi a lavorare. Un pezzo mi che. Mi sa che è vero, hai ragione. Un pezzo che non conosco io. Per Antonio Montaperto. È questo? Antonio! Già Domenico dice che siamo il passato e il presente con la musica. Tu vai a prendere proprio il passato del passato. Non lo conosco questo pezzo, ragazzi. Neanche io. E se non lo conosce Domenico, ce la vuole. Non dire, non... Tu hai un archivio vivente. No, ma dovete sapere che... L'altro giorno ho chiamato il mio amico Pippo Cassola, qualche giorno lo chiamerò per venire, per farlo venire qua. Ho chiamato anche Gio Corbo, ma questi ragazzi sono ragazzi della notte, quindi di giorno dormono. Noi nasciamo come radio, cioè io ho iniziato a fare radio negli anni 80, allora c'erano diverse radio a Canicattì e mi piace nominarle perché vedete noi non facciamo solo notizie, ci piace fare un percorso anche di quelle che sono state le situazioni che si sono vissute a Canicattì. Allora, una delle tante radio che c'era a Canicattì si chiamava Radio Popolare. Popolare. Radio Popolare era proprio per capirci qua nella zona del Bar Italia, proprio sopra il Bar Italia, c'era il professor Vincenzo Sena che saluto, ci siamo visti in questi giorni. E allora iniziammo con la radio e ti dirò di più. In quel periodo in questa radio c'era un'associazione, penso che sia l'ARCI se non ricordo male, sì. Che organizzava anche dei concerti a Canicattì. In quel periodo a Canicattì sono stati organizzati diversi concerti. Vi ricordo un concerto di Battiato, un concerto di Cocciante. A Canicattì, Battiato, Cocciante, sono venuti Pooh e c'è stato Antonello Venditti. A parliamo degli anni 70-80? Sì, anni 80. Anni 80. I Rockets, praticamente, il gruppo dei Rockets. Tu non. Ma li conosco per sentito. Vabbè, non, un gruppo che non ho mai vissuto. Musica elettronica. Poi venne allora il Giro Mike, c'era Loredana Bertè. E qualcosa me lo scordo. Quindi, a proposito di archivio musicale, quei pezzi in radio si vivevano. Certo. Quindi, essendo che quei pezzi in radio si vivevano, insomma, è normale che dopo tanti anni, ogni tanto, quando tu ti metti davanti a un computer come Domenica, che abbiamo fatto un percorso di musica. Di circa 3 ore che non finivamo più e ti vengono in mente tutti questi pezzi e invece fai un pezzo tu, dai. Ma guarda, tu hai detto già stavo rovinando tutto, hai detto Battiato e mi sono ricordato che avevo questo testo qui, vediamo se mi ricordo. Stai bene? Tutto a posto?
questa è bella, anche se l'hanno mandato nella mia chat privata, mi piace, la voglio leggere. Sentiamo, sentiamo. Perché è bella. Ciao Laura, intanto ci stai seguendo. La consapevolezza è come il sole, quando splende trasforma ogni cosa. Che bella, questa frase è bella. Bella, bello. E i Rockets, come dicevo poc'anzi, sono questi, questi qua. Sta voce con il vocoder, tutti gli strumenti di tastiera, vocoder. C'era un altro mio amico patito di Rockets, Kraftwerk. Kraftwerk pure sentito. Kraftwerk, te li ricordi? Kraftwerk erano. Guardarveli. Adesso te li faccio vedere quei quattro. Ciao Enrico! Ciao Enrico! Pace e bene, ci fai sempre la croce. Quei quattro omini che erano di solito vestiti di rosso. Erano vestiti di rosso e praticamente facevano musica di questo genere. C'era un mio amico che noi. Ecco, vedi, questo qua. Ah, sì, sì, sono, sì, sì. Kraftwerk, che noi ci riunivamo per studiare, si diceva così. E non ascoltavamo questa musica, facevamo di tutto tranne che studiare. Voi non lo fate perché dovete studiare. Certo. Bisogna studiare. E sono i Kraftwerk, un pezzo del 1900. Infatti sono rimasto cardone, voglio dire. Se avessi studiato, oppure come qualcuno dice in italiano, se avrei studiato. Buongiorno. Sarei cardone. Sì. Kraftwerk, The Robot 1978. Sentite che musica. Senti, ascoltiamo questa musica. Ascoltiamo questa musica, dai. Vabbè, ma tu ti ricordi quando i Mattia Bazar facevano musica elettronica, rock elettronico particolare, te lo ricordi? Tipo Electroshock. Mattia Bazar. Io ricordo la solista di Mattia Bazar. Qua, 200 ne hanno. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, siete in ritardo stamattina? Non fa niente. C'eravate l'altro ieri. Buona colazione. Beh, noi siamo quasi in conclusione di puntata, ritorniamo con i piedi a terra e vi propongo un pezzo davvero straordinario. L'abbiamo messo due o tre volte domenica, non si può non ascoltare. Ma questo lo puoi sentire anche 40 volte in mezz'ora. Dalla mattina alla sera, tu questo pezzo lo puoi ascoltare sempre perché è un pezzo che non stanca mai. Stamattina abbiamo anche qualche problema di connessione stamattina. Battisti, grande, intramontabile. Sulle note del pezzo di Battisti che è balbuzia stamattina, lo vuoi fare tu? Non abbiamo la connessione bene. Io volevo ringraziare ancora una volta il nostro amico Liborio. C'è Liborio in Salaco di .com in Viale Regina Margherita 192, accanto ad Abitus, fa riparazioni con Centro Fastweb, Tiscali e C-Portal. Grazie mille Liborio. Ascoltiamo un po', dai, due note, poi andiamo quasi in sigla, ricordiamo un paio di cosucce. Cosa abbiamo? Che iniziativa abbiamo? C'è la presentazione di due libri. Vai. Parlavo ieri con Lorella Farrauto. Dovremmo avere due presentazioni di libri, una il 23 di questo mese e un'altra il 31. E poi stiamo lavorando su un altro format. Sì, più radiofonico. Ecco, lo stiamo perfezionando. Sì. A breve avrete tutte le informazioni. Grosso modo simuleremo una sorta di radio presso il Caffè Letterario e faremo un appuntamento a settimana con un percorso musicale che dedicheremo ad un autore, ad un genere musicale e perché no anche alle vostre richieste se riusciamo a fare la diretta, perché insomma faremo un paio d'ore di diciamo programma, quindi non so se in qualche modo riusciremo a fare la diretta. Stamattina abbiamo avuto un sacco di gente qua a Caffè Letterario, un po' meno sul nostro web, evidentemente stamattina non funzionava bene, però ne approfittiamo per ricordare che noi ci siamo sempre, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, al Caffè Letterario di Canicattì in via Fanfani, dalle 8.30 più o meno, cosa più cosa meno, alle 9.30 grosso modo. Siamo molto liberi. Invece
Invece se non vi volete scomodare, volete rimanere a casa, potete interagire con noi quando internet ce lo permette attraverso la nostra pagina che si chiama Caffè Letterario. Ciao Maurizio! Buongiorno! E invece se poi volete vedere rivederlo dopo, lo volete rivedere dopo, andate su YouTube, quindi scrivete YouTube, poi scrivete Scoop Web TV, che si dice Scoop Web TV, cioè io sono imparato, ma te che dici chiedo Scoop bimbedesimo, bimbedesimo, se non esce mettete pure Domenico lo dico, andate a ricercare le puntate e c'è una playlist dedicata al Caffè Letterario e praticamente potete guardarle. Salutiamo Antonio Montaperto che ha interagito con noi, Vincenzo Insalaco e altri nove che non vedo, non me li dà qua, stamattina siamo combinati proprio male con la connessione. E se tu sei d'accordo io andrei in sigla. Andiamo in sigla! Sembra un divario, non è un formulario, ma un bel dizionario. Notizie, servizi, cornetti, supplizi, la musica, il caffè e anche un buon tè. Culture e leggende per tutta la gente, lo dico al giornale, con Riccardo Musicale. Cigi Letterario, Cigi Letterario. Sembra un divario. Ciao, a domani! Vai Domenico! Stamattina non va, buona giornata! Stamattina non va, andiamo sempre con la... Arriva, dedicato ad Andrea Testa, che mi dice...